Mi sa che sta andando in là. Sì, va sulla piattaforma. Thank you.
aiuta anche quel carbone, diciamo chiamato sporco, che ne viene dall'est e meglio non utilizzare. E poi ti impiastra tutta Se ti l'anima. piace tutto. Allora, la durata della locomotiva di per sé come acqua in trattenere e caldaggio sono circa sui 60 km. Poi deve essere rifornita di acqua. Lo possiamo vedere Dopo anche con 60 km. qua invece Che è rifornita con quello stesso che sì, hai. pian piano si consuma, vedi il livello qua che si abbassa e tramite i manometri qua li devi integrare. Abbiamo le pressioni nei cilindri dei freni, il livello di acqua in caldaia, la pressione nel sistema frenante, la pressione della locomotiva. Tenete conto che la pressione della locomotiva deve arrivare dai più o meno 8-12 bar, non di più, perché di meno Si muove. no. Il forno delle pizze è molto meno. Deve avere proprio la parete della caldaia bianca per avere l'efficienza della locomotiva. Poi 8-12 bar vuol dire questo che eh? 8-12 bar vuol dire che c'è una procedura per riaprire quelli in Sì, per ogni particolare, volta mettere il carbone, che devi la togliere il locomotiva. pezzo. Allora, No, la questione non è quella, la questione è la parte interna La della spinta pressione dove c'è della l'acqua. caldaia. Allora, vado nello Ok. specifico. Per mettere una locomotiva in pressione, non è che la metti in pressione in un'ora, ci vuole più o meno il giorno prima, neanche mezzogiorno. Perché quando si davate i treni a vapore, la locomotiva è stata messa in pressione già il giorno prima, se non fate le cose, Come si deve? perché se la mettiamo alla sera, infatti vanno rovinate Quindi fa in tutte. fretta. Piacciono fare i macchinisti, sono i macchinisti, sì, non fare andare così, fare i macchinisti, ma hanno rovinato due. E poi per mettere a posto sono giù soldi. Questa volgamente è quella che emette il vapore all'interno della locomotiva. Il volgamente è l'acceleratore. Poi l'olubrificazione, l'iniettore di acqua in caldaia, le varie luci perché avevamo le lampadine, c'è il pavetto, tipico, poi il motorino, la batteria, poi il freno moderabile continuo ed la marcia. Le locomotive a vapore vanno a marcia, non la presa diretta. Con questo qua, così, tum, O in prima, avanti o in tum, neutrale o dietro. seconda, terza, quarta, quinta. Quindi 5 marce sono. Ci cinque marce, poi torno indietro e vai a retromarcia. E poi Ma lo puoi usare anche come freno senso motore tornando freno indietro? no, Quindi tu rallenti. solo con il freno smette di il macchinista sapeva più o meno che velocità andare, cioè Cioè, a sapeva. seconda della velocità che marcia Sì, inserito. questa qua del 22, ovviamente, può essere stata fatta una modifica negli anni 40 per diventare 743 qua a Spezia. Ed è quell'azienda che si chiama Automelara che fa i carri armati in mezzo militare. Vabbè, poi basta. Poi